Bene, parliamo delle opere filosofiche di Cicerone. Allora, le opere filosofiche Cicerone le scrisse nel 45-44 a.C., quindi negli ultimi anni della sua vita, nel periodo in cui era stato costretto a ritirarsi alla vita politica perché Cesare aveva vinto la guerra civile. E quindi in questo caso la filosofia per Cicerone assume il significato di medicina doloris, cioè la filosofia lo consola dalle delusioni politiche e anche dalle vicissitudini della sua vita privata, perché questo è un periodo molto difficile per Cicerone anche dal punto di vista degli affetti familiari, perché in questi anni Cicerone divorzia dalla moglie Terenzia e perché gli muore di parto la figlia Tullia, tanto amata da lui. E quindi questo soprattutto è per Cicerone un dolore grandissimo, la perdita della figlia Tulliola. E quindi la filosofia lo consola. Però scrivere opere filosofiche diventa anche per Cicerone un impegno civile, perché in questo modo Cicerone si rende utile ai suoi concittadini. Come si rende utile? Esponendo ai suoi concittadini la cultura filosofica greca. E quindi anche questo diventa una forma di impegno civile. Le opere filosofiche di Cicerone, come del resto sappiamo anche molte opere, quelle retoriche, quelle politiche, hanno una forma dialogica, hanno quindi la forma sempre di dialogo e per lo stile, certo, Cicerone trovò delle difficoltà come le aveva già incontrate Lucrezio, nel senso che non esistevano termini filosofici, non esisteva nella lingua latina un lessico filosofico e allora Cicerone si servì, come già aveva fatto Lucrezio, dei calchi semantici, cioè prendendo termini della lingua latina e attribuendo a questi termini dei significati filosofici. Poi dobbiamo anche dire un'altra cosa che invece differenzia Cicerone da Lucrezio. Perché, a differenza di Lucrezio, che abbraccia ed espone una sola filosofia, cioè quella epicurea, Cicerone segue invece il metodo dossografico. Cioè, in effetti, Cicerone non abbraccia un'unica filosofia, anche se poi vedremo è più vicino ad alcune scuole filosofiche rispetto ad altre. A Cicerone interessa, come abbiamo detto prima, divulgare la cultura filosofica greca. E allora, siccome tratta soprattutto problematiche di filosofia morale, infatti la sua filosofia si caratterizza anche per il pragmatismo, cioè quella di Cicerone non è una filosofia speculativa, ma è una filosofia che deve servire nella vita quotidiana, nella vita pratica e anche, diciamo, nella pratica politica. E quindi ecco, Cicerone tratta problematiche di filosofia morale e allora riguardo a queste problematiche, per esempio il problema della felicità, l'amicizia, il valore della vecchiaia, l'esistenza degli dèi, ecco, rispetto a questi problemi, Cicerone mette in campo, espone tutte le doxei, cioè tutte le opinioni delle varie scuole filosofiche su una determinata tematica. Quindi per questo non privilegia una scuola filosofica e quindi per questo il suo metodo è eclettico. Va bene, parliamo di pragmatismo, cioè parliamo di filosofia pratica, di filosofia morale, ma parliamo anche di eclettismo perché a Cicerone non interessa
come invece aveva fatto Lucrezio, far conoscere una sola dottrina filosofica. Gli interessa invece far conoscere ai suoi concittadini tutte le dottrine filosofiche e soprattutto riguardo a determinate tematiche espone le opinioni delle varie dottrine filosofiche. Detto questo, diciamo che Cicerone è più vicino ad alcune scuole filosofiche, mentre è lontano da altre, per esempio non accetta l'epicureismo, anche perché l'epicureismo è quella dottrina filosofica che predica l'otium e rifiuta il negozium, una cosa inconcepibile per Cicerone che voleva conciliare otium e negozium. Detto questo, ecco, Cicerone è più vicino al probabilismo neoaccademico di Filone di Larissa, cioè nel senso che, ecco, nelle sue opere filosofiche vuole arrivare ad una verità, però è cosciente che non esiste una verità assoluta. E allora, ecco, si può arrivare alla verità più probabile, più sensata, più verosimile, quella che sembra più logica, ecco. Quindi, ecco, questo era proprio di questa scuola filosofica. E insieme, soprattutto per quanto riguarda la filosofia morale, insieme a questo Cicerone sembra vicino allo stoicismo. Quindi, questa è, diciamo, la visione filosofica di Cicerone. Veniamo alle opere. Allora, tra le opere abbiamo le Tusculane Disputationes in 5 libri, che sono un dialogo tra l'autore e un suo ascoltatore, può essere anche un suo discepolo, il quale gli pone delle domande e anche delle obiezioni a cui lui risponde. E praticamente su che cosa si dibatte? Si dibatte sulla felicità. E su che cosa consiste la felicità? Ecco, Cicerone arriva alla conclusione, e in questo si dissocia da Epicuro, il quale diciamo faceva consistere la felicità nel piacere. Cicerone invece arriva alla conclusione che la felicità consiste nella virtù, cioè nella pratica della virtù. Chi pratica la virtù è felice, almeno secondo, ecco, quest'idea che ha Cicerone. Poi mi dite la vostra. E queste sono le Tusculane Disputationes. Andiamo a 3 operette di filosofia della religione. Il De Natura Deorum in 3 libri, il De Divinazione in 2 libri e il De Fato che ci è arrivato però mutilo, cioè ci è arrivato non completo. Allora, il De Natura Deorum, come dice il titolo, sulla natura degli dèi. E anche qui Cicerone si discosta da Epicuro, il quale pensava che gli dèi non si occupavano degli uomini che vivessero negli iperurania e quindi ecco, tutto quello che succedeva nella vita degli uomini era dovuto al caso. Ecco, Cicerone non accetta quest'idea, come non accetta però neanche l'idea degli stoici, della concezione provvidenziale, della storia e della vita di ogni uomo, cioè il fatto che, ecco, la vita di ogni uomo ha un percorso già tracciato. Non accetta neanche questo, cioè non accetta l'idea del destino di ciascuno di noi, perché ecco, lui crede nel libero arbitrio degli uomini, quindi crede nella possibilità che l'uomo possa scegliere e possa costruirsi la propria vita e la propria felicità. E il De Divinazione, De Divinazione sulla divinazione, cioè sulle credenze nella, diciamo, nella previsione del futuro, nelle quali Cicerone non crede. Infatti, ecco, smonta tutte le pratiche divinatorie che erano praticate a Roma, sostenendo che sono tutte, insomma, buffonate.
e De Divinazione in due libri, e poi De Fato sul destino. Ecco, anche qui Cicerone, ecco, non crede nel destino, cioè non crede nell'intervento provvidenziale degli dèi che, diciamo, intervengono nella vita di ciascuno di noi e quindi la condizionano. Cicerone invece pensa che l'uomo abbia una parte di diciamo, possibilità di scelta e che quindi sia in grado di costruirsi da solo il proprio destino. E queste sono le opere di filosofia religiosa. Andiamo a opere invece di filosofia morale, il Cato Maior de Senec Tute e il Laelius de Amicitia. Cato Maior praticamente ci parla della vecchiaia e immagina appunto Catone il censore all'età di 84 anni. In effetti Catone è già ottuagenario, almeno così si pensa, ha scritto la sua opera più importante, Le Origines. E quindi ecco, lo stesso Catone sostiene che la vecchiaia non è un'età da disprezzare, non è un'età di decadenza delle facoltà fisiche e intellettuali, ma è un'età come tutte le altre della vita di ogni uomo, un'età in cui si possono realizzare delle cose come nelle altre età. Infatti, ecco, la dimostrazione è che Catone, già ottuagenario, scrisse la sua opera più importante. Il Laelius de Amicitia, appunto, tratta dell'amicizia ed ha come protagonista Lelio, l'amico più caro di Scipione l'Emiliano, che abbiamo detto era l'uomo politico più stimato da Cicerone. Ecco. Cicerone immagina che Lelio, dopo la morte del suo caro amico, ecco, parli un po' della loro amicizia e quindi faccia una disamina, cioè ci dia una definizione dell'amicizia, ecco, parli dell'amicizia, del valore dell'amicizia nella vita di ciascun uomo e sottolinei soprattutto il fatto che l'amicizia non è quella per interesse, ma è la vera amicizia che consiste proprio nell'affinità spirituale tra due persone. E poi l'ultima opera invece di filosofia politica, il De Officiis, che De Officiis significa sui doveri, no? I doveri, che è un trattato questa volta in tre libri dedicato al figlio Marco. Allora, nel primo libro Cicerone ci parla dell'onestum, cioè dell'onestà. E nel secondo libro ci parla dell'utilità, cioè del tornaconto personale, e nel terzo libro considera se l'utile possa andare d'accordo con l'onesto. Insomma, Cicerone pensa che ogni politico debba seguire soprattutto la via dell'onestà, anche perché ogni politico deve lavorare per l'interesse dei suoi concittadini, per l'interesse dello Stato, insomma, per il bene comune. E questo nel primo libro. Nel secondo libro, trattando dell'utile, naturalmente sostiene che comunque un abile uomo politico debba anche tenere conto degli interessi del proprio partito, insomma, degli interessi pratici, perché sennò non va da nessuna parte. Però, ecco, nel terzo libro, ecco, cosa molto importante, Cicerone sostiene che l'utile e l'onestum possono andare d'accordo, cioè nel senso che un politico deve operare una sintesi tra ciò che è utile, ciò che è, diciamo, sì, utile alla propria parte politica, insomma, ciò che non svantaggia la propria parte politica, però deve andare sempre, si deve muovere sempre sulla strada dell'onestà, che Cicerone, tra l'altro, individua in quattro virtù: la sapienza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. E allora,
Siccome un politico deve comunque perseguire il bene comune, e allora l'utile si deve conciliare con l'onesto, perché se no, ecco, anche la sua attività politica non ha successo.